Buongiorno, oggi parliamo di seta, finalmente direte. Allora, la seta è una fibra proteica di origine animale, si ricava dal bozzolo che forma il baco da seta. Ha pochissima resa perché comunque 100 kg di bozzoli è stata una cosa che mi è rimasta molto impressa quando sono andata a leggere un po' di informazioni. Su 100 kg di bozzoli viene ricavato soltanto 20-25 kg di seta cruda e 15 kg di cascame. Quindi abbiamo proprio una resa minima di prodotto. Ci sono tante tipologie di seta e questo dipende dall'integrità del bozzolo. Noi qua abbiamo la Mulberry, non so se la pronuncio bene, che sarebbe la seta ricavata dai bozzoli più integri, quelli che non sono stati bucati, quelli che non sono stati sfarfallati, in gergo di lavorazione. E questo prodotto è un prodotto anche particolare perché è stato fatto a catenella. Quindi Heidi, se ti vuoi avvicinare, facciamo vedere cosa molto da vicino, ma forse si vede più quella lavata che una catenella, che perché si è aperta. Vieni vicino, vicino, vicino. Quindi questo filato, essendo stato prodotto a catenella, dà un'opzione in più perché chi non è ancora abbastanza pratico può lavorare anche solo una maglia rasata, avendo da ciò un aspetto molto bello perché lavora già di suo. Io vi ho fatto i miei soliti campioncini, questo è stato fatto ai ferri, l'ho lavorato molto lasco perché ho simulato uno scialle, cioè la trama per uno scialle, quindi ho tenuto un ferro 5, mentre che solo per una maglietta maglia rasata potrebbe benissimo andare bene un 3,5-4 per avere una texture più sostanziosa. Qui ho lavorato all'uncinetto e vi ho fatto varie tipologie. Sono partita dal punto basso, punto alto, un punto traforato, un punto altissimo, incrociato e bello pieno con delle noccioline. Anche questo ha un bel movimento perché mi è stato chiesto di fare così, che così vedete come ondeggia il filato. Ecco qua. E adesso arriviamo alla presentazione di gelso. Gelso è stato battezzato domenica, come saprete in tante, nella diretta che abbiamo Nell'ombra. Mettiti fatto con Antonio e all'ombra. avete scelto il nome Gelso. Allora, Gelso, come abbiamo detto, è un 100% seta Mulberry o Melberry, non lo so come si pronuncia. Queste sono le colorazioni e abbiamo gomitoli da 100 grammi che sviluppano 400 metri. Quindi abbiamo detto ferri 3,5-4, uncinetto 4,4,5. Appunto, vi ho detto che la sua particolarità è questa catenella che dà già un bel punto anche a maglia rasata, già di suo. E mi è stato chiesto di dirvi anche le modalità di lavaggio. Siete sicuramente tutte molto brave a lavare. Però questa seta si può lavare ad acqua, non superiore ai 30 gradi, con un detergente delicato e per chi avesse nella lavatrice il programma seta, la può lavare anche in lavatrice con pochissima centrifuga, asciugatura in piano e all'ombra. Poi un'altra cosa che vi volevamo, guardate che luminosità e che lucentezza che ha questo filato, eh. È brillante, brillante, brillante. Ha una mano molto morbida, setosa. Allora, noi vendiamo questi gomitoli e visto che ci sono arrivate le nostre borse, volevamo promuovere anche le nostre borsine portalavoro, che le vedete qua. Allora, a chi acquista due gomitoli, lo mettiamo nel sacchettino. Chi acquista più di quattro gomitoli, c'è la borsina. Questo filato io lo vedo bene per fare anche maglieria da uomo, perché comunque i colori sono molto classici e perché no, vestiamo anche il nostro uomo con una certa eleganza, adattissimo per maglieria, adattissimo
adattissimo anche per copertine per neonati. Vabbè, sono dei colori un po' particolari, ma togliendo il blu, il grigio e questo panna. I nomi dei colori sono acciaio, blu e panna, come vi ho detto. E cos'altro dire, Heidi? C'è qualcos'altro che ho No, trascurato? direi che hai detto tutto. Ah, le borsine. Sì, le borsine vi vengono regalate con i gomitoli, quindi due gomitoli, il sacchettino piccolo, quattro dai due gomitoli in poi la borsina. E dopo saranno anche nel sito che se qualcuno le vuole acquistare sono comode, direi. Sono. Le hai già testate? Sì, io le ho testate, io già un po' che la uso. No, carinella, dove riporre i nostri progetti. Ah, una cosa che volevo precisare, non abbiamo massacrato il nostro albero di pesco, erano le potature e le abbiamo raccolte perché per questo filato così importante ci voleva una scenografia importante, vero Heidi? Esatto. Una mise en place, diciamo così. Allora, vi vogliamo anche ricordare che domenica siamo di nuovo da ospiti di Antonio, Heidi? Però non allo stesso orario di domenica No, scorsa. dalle 18 alle 19, sì. Allo Sì, esatto. Siamo in diretta alle ore stesso 18. orario. Solito che lui faceva, che fa le dirette. E poi niente, seguiteci e così ci faremo due risate insieme. Heidi? Sì. Bene, allora a voi la seta. Ciao! Ciao.